Se Fernando vuole venirmi a prendere, deve starmi ben lontano. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi. Siamo arrivati al Gran Premio di Singapore qua su F1 2018. Voglio partire da questa schermata ragazzi, perché di fatto due terzi del campionato sono andati. Hamilton nell'ultima gara in cui ha vinto ha ridotto a 14 punti il suo ritardo, campionato che è sempre stato combattuto ma continua ad esserlo. È interessante vedere alcuni dati come ad esempio le vittorie di Hamilton che sono 6, le nostre sono soltanto 4, però Hamilton ha fatto due buchi pazzeschi in Francia e Austria, 11 e 12, quindi 0 punti. Noi invece sempre a punti. Peggio che abbiamo fatto è stato l'ottavo posto a Baku. Questo ci porta ad essere in testa al mondiale, nonostante le due vittorie in più di Hamilton, abbiamo due podi in più di lui, noi. Direi che la lotta è a due. Questa è la situazione dei motori, sono riuscito a farmi anche tutte le prove con i pezzi praticamente di scarto anche qui e montare di nuovo quelli della gara scorsa per appunto la gara. La Red Bull in questa pista va molto bene e infatti qui nella notte abbiamo una prima fila completamente Red Bull. Ricciardo primo, ha fatto il tempo più veloce, addirittura mi ha dato un decimo e mezzo, 150 millesimi. Terzo ragazzi è Alonso. E poi c'è Vettel in seconda fila. Le Mercedes un po' più dietro, mi sembra appunto quinto Hamilton. Come assetto, visto che spesso me li chiedete, quando mi ricordo, magari ve lo posso far vedere, ho preso di base il deportanza maggiore, non massima deportanza, il maggiore, cioè il secondo. Però io ho fatto alcune regolazioni, ad esempio la pressione dell'acceleratore differenziale è completamente bloccato, mentre l'ho sbloccato un po' al rilascio. Questo aiuta a tenere ben ferma la macchina, perché quando acceleriamo in uscita, il differenziale bloccato tiene la stabilità. Però non si può fare invece quando andiamo a levare l'acceleratore per frenare, perché lì, siccome la macchina si destabilizza, è bene che il differenziale sia aperto. La maggior parte degli altri dati fa parte appunto dello standard con deportanza maggiore, tranne l'ho alzata ancora un pelino, 8 davanti, 9 dietro, e ovviamente i freni, pressione 89, bilanciamento 53. Questa è una combo che utilizzo praticamente sempre. Dai che partiamo ragazzi, cerchiamo di azzeccarla qui, che siamo all'interno appunto di Ricci. Buona, buona. È ancora più buona la sua però. Alonso si scambia per un attimo con Hamilton, ma rimane lui. E attenzione, perché l'ultima volta che abbiamo avuto Alonso dietro non è andata proprio benissimo. Era, mi pare, l'Ungaro Ring. Il misfatto al quale mi sto riferendo. Tuttavia ci fu un destino sbagliato di base, perché avevamo rallentato senza doverlo fare. Ci pensa Hamilton però a spegnere subito sul nascere Alonso, passandolo. Io ho paura che Ricciardo sia troppo forte per noi quest'oggi. Non è il solo peraltro, noi non abbiamo proprio una grandissima affinità a questo circuito. Ricciardo martella davvero troppo ragazzi, incontenibile. A noi il compito di tenere a bada gli assalitori dietro. Con un buon lavoro, comunque non facile, perché ci sono alcuni settori dove io sta pista veramente
Manco la Red Bull mi può salvare. Il sottosterzo mi ricorda il Tiger del mio garage. Manco sta macchina mi può salvare qua in alcuni punti. Pista tra le più odiate. Tra l'altro non riesco a capire. Il motore dà qualche segno di cedimento, la potenza ne risentirà. Ma è tutto nuovo, com'è possibile? Non riusciremo a tenerci a questi giri per tutto. Passa la miscela 2 al più presto. Sì, però non ho capito quell'avviso, eh. Non ha senso. Cioè, sto giro ve li ho fatti vedere pure a voi. Mi raccomando, fermati ai box. A parte che mi è morta la gomma e quindi... La strategia di gara è completa. Ok. Adesso devi finire la corsa con... Tanto era la rosa, più di 5-6 giri non dura. A quanto pare noi l'abbiamo un po' spremuta. Eh sì, è un'altra roba con questa. Vedremo, pista libera, in tranquillità. Dice per forza adesso, novità sul problema di prima. Adesso? Mi stacco dall'auto. Vediamo. 14,0 secondi. Ricciardo è davanti. Ma vabbè, aveva una settimana di vantaggio, quindi lo credo anche bene. Ancora non si sono fermati tutti, continuiamo a girare forte. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme ultramorbide. La vettura dietro di te monta gomme ultramorbide. La vettura dietro di me è Alonso, che non era messo affatto male. Stanno uscendo adesso quelli che ci importano. Attenzione! Secondo davanti ad Alonso. Se Fernando vuole venirmi a prendere, deve starmi ben lontano. E ancora una volta le strategie Red Bull si dimostrano vincenti. Le scelte. Ancora una volta funzionano gran bene. Per favore riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Tuttavia non sono contentissimo. Questa gara è una sorta di sopravvivenza per me, ogni volta con qualsiasi macchina. Ci dovrei lavorare un po'. Perché Ricciardo ci dimostra che qua quest'auto è in grado di dominare in lungo e in largo. Ma noi non lo possiamo fare però. Sento persino la maleodorante idea di un Alonso che si può avvicinare e che alle spalle si porta a chi? Leclerc? Ad occhio una Sauber forse, Hamilton ha perso davvero molto. Come al solito ultimamente non gli va mai bene con il traffico. Mentre noi che siamo soggetti sfigati generalmente in quello, ultimamente siamo bravi con le partenze intelligenti. Però Alonso, beh, insomma, è velocissimo davvero.
l'importante è che non mi tiri via. Poi puoi fare tutti i tempi che vuoi. Si attacca Alonso dall'esterno. Oh! Avvertimento, collisione con... Oh, è la seconda volta che Alonso... Cioè, ragazzi... Vabbè. Dove dovevo andare? What a joke! What a fucking joke this guy! Mi ha spinto il muro, si è rimesso a destra prima ancora di passare. Mi ha spaccato l'ala, ovviamente, non va niente. Cioè, ragazzi, non lo so, io... Vorrei sapere da voi io dove cazzo dovevo andare. Che tu mi passi, non finisci di passarmi e ti ributti a destra dove c'è il muro, dove c'è il muro. E io non ci sto tra te e il muro. Adesso dimmi te. Mi sta mangiando anche Bottas, mi devo fermare. Mi devo fermare. Se non vince da quando giravano i dinosauri non è colpa mia. Ho provato a vedere ragazzi, ma per forza bisognava cambiare, non potevo. Vai. Abbiamo 5 giri, se possiamo arrivare alla zona punti qua neanche ci può passare. Ma dai, però Alonso ce l'ha rotto. Penso anche oggi di non avere la minima colpa sull'accaduto. Vabbè, di nuovo gomma nuova. Ma sicuri che non vogliamo ritirarla la macchina? Rischiamo di sforzarla e non fare nulla. Però sono troppo lontani. Anche se come vedete li mastichiamo. Il problema è che qua si perde molto tempo a superare. Sono in super debito con la benzina, ragazzi, devo per forza usare la standard e sperare che basti, tra l'altro. Ma non arriverò mai decimo. Troppo lontani. D'altronde però era l'unica chance, cioè, se no mi ritiravo. Ok, il distacco è 2,1 secondi. Troppe posizioni. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. C'è un bel gruppo lì, ma non so. Non so se arriveremo. La trazione della gomma nuova, però guarda il motore Ferrari. E questo ci ha fatto perdere parecchio tempo. Splendido, bella mossa. Bella mossa inutile, vero? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri.
quindicesimo, in corsa crudele davvero di Numaca, di gran cuore. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,0 secondi. Non posso vedere, ma ce ne servono 5. Con quale dedizione sta facendo sta follia? Stima totale. Per un pilota che a due giri dalla fine ci crede. Ma crede più che altro nelle favole. Aspettate però. Non è più la stessa gomma di prima, ovviamente, neanche lei. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,3 secondi. Ultimo giro. Arriva la follia pura qui. Con Numaker che continua a credere in quelle quattro posizioni, 5. Quindi sono lì davanti. Non si sa. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Su quale base e con quale coraggio? Dimmi che differenza fa se rimaniamo a piedi. È incredibile, li vede. Forse serviva un altro giro. Un altro giro per fare il miracolo. Guarda, fino all'ultima goccia. Ho finito la benza. Ho finito la benza. Ho finito la benza. Per il risultato, ma so che ce l'hai messa tutta. Alla prossima gara torneremo ancora più agguerriti. Con Alonso di sicuro. Ha vinto Ricciardo. Hamilton non fa il podio. Alonso non becca penalità, direi, è secondo. Bottas fa terzo, quindi la prima Mercedes. Ma sapete che capita spesso ultimamente che Hamilton parte meglio di Bottas? Poi dopo il pit Bottas arriva davanti, tant'è che io mi preoccupo, invece poi scopro che è Bottas. Il terzo posto di Bottas e il quarto posto di Hamilton riaprono incredibilmente il mondiale anche per Bottas, tra l'altro, con noi senza punti. Hamilton arriva solo a meno 2, ovviamente fa 12 punti, noi 0. Ragazzi, io davvero non so cosa dire, perché comunque dal mio punto di vista, e poi magari lo avremo visto meglio in video, non lo so se mi sono sbagliato io, ma credo vivamente che comunque Alonso si sia ributtato verso destra sorpassandomi in maniera un po' incauta e troppo prematura, perché lì a destra c'è il muro, cioè sei a 300 all'ora, forse di più, adesso non lo so. Se anche io avessi avuto un altro mezzo metro per avvicinarmi al muro, cioè te non puoi far prendere sti colpi alla gente. E in ogni caso, anche avessi avuto un'altra pista alla mia destra, non era completamente davanti, cioè è venuto verso destra, mi ha preso l'ala, cioè non scherziamo. Io me la ricordo così, poi vedremo. È la seconda che fa, ho capito perché, perché il volante della Ferrari del 2011 che ho qua era il suo, siccome non lo sto usando più adesso mi odia. Buttiamolo a ridere che forse è meglio, ma se lo becco di nuovo in pista, ragazzi, vi giuro, i costruttori piangono, è meglio che ci leviamo proprio dalla testa, anche se comunque con la vittoria di Ricciardo più o meno non è che sia cambiato di molto, saranno 5 punti adesso hanno recuperato. Che peccato, pensa se non fosse successo quel contatto con Alonso. Ragazzi, direi che abbiamo parlato fin troppo dell'accaduto, fatemi sapere magari anche la vostra, poi la rivedremo, la rivedrò anch'io, vi aspetto qua sotto, vi aspetto su Instagram, vi aspetto sul secondo canale, se volete trovate tutto quanto in descrizione. Io vi abbraccio e ci becchiamo nel prossimo video, domani, bella.